Buongiorno, qui in Turchia siamo entrati appieno nel processo di normalizzazione da Covid. Dal lunedì scorso sono state riaperte tutte le attività e si stima che nei prossimi giorni verranno ripristinati anche gradualmente tutti i collegamenti internazionali. In questo clima di distensione dell'emergenza, e cui i dati comunque rassicurano abbastanza, si portano avanti anche quelli che sono gli appuntamenti della politica sia interna che internazionale. Proprio ieri ad Ankara vi è stato un incontro importante tra il primo ministro del governo di accordo nazionale libico al-Sarraj e il presidente Erdogan. I punti emersi dall'incontro sono rilevanti, nel senso che si è fatto riferimento all'assoluta necessità di stabilizzazione della Libia sotto gli auspici dell'ONU, quindi un processo politico portato avanti dalla comunità internazionale in ottemperanza al diritto internazionale. Il presidente Erdogan ha fatto riferimento però all'urgenza di non coinvolgere quelle che lui definisce le forze golpiste del generale Haftar in ogni tipo di processo, proprio perché questo potrebbe rappresentare un handicap per la piena stabilizzazione e la pace della Libia. Sarraj ha fatto riferimento alla necessità di dare un modello di governo civile, democratico e moderno per la Libia, e per quanto riguarda la solidarietà appunto tra Libia e tra governo di Tripoli e Turchia, si sono stressati diversi punti, tra cui il coinvolgimento delle aziende turche nella ricostruzione interna del paese. Un ulteriore punto che ha portato l'attenzione degli osservatori è stato il riferimento alla cooperazione militare, alla cooperazione marittima, che appunto secondo i due leader verrà rafforzata nei prossimi giorni, nelle prossime ore, quindi con riferimento a un rafforzamento di attività congiunte per quanto riguarda le attività di trivellazione e di esplorazione delle risorse di idrocarburi, soprattutto nel bacino del Mediterraneo orientale. È un incontro importante che certamente avviene in un momento altrettanto importante in cui il governo di Tripoli sta riguadagnando terreno e Haftar appunto è in un certo senso costretto a indietreggiare. Il grande punto interrogativo quindi in questi giorni riguarda il futuro di Haftar e soprattutto il posizionamento degli attori internazionali che sostengono Haftar in Libia. Un altro dato di fondamentale importanza, registrato nelle ultime ore, è la decisione della Commissione europea di stanziare 485 milioni a sostegno della Turchia nella sua azione di accoglienza dei rifugiati siriani, che sarebbe da includere in quello che è stato l'accordo già siglato nel 2016 tra Bruxelles ed Ankara, proprio di riferimento all'accoglienza dei rifugiati, un accordo che è stato da più parti messo più volte messo in crisi nel più di recente. Una breve nota sono anche le tensioni a carattere interno che si stanno registrando in Turchia in questo periodo. Proprio ieri è stata tolta l'immunità parlamentare a tre parlamentari, due del partito di opposizione Filo Curdo HDP e uno del partito repubblicano, che hanno portato all'arresto di due di essi. E sempre in quest'ottica di tensioni interne e consolidamento del potere del partito di Erdogan, vi sono dei rumori più o meno basati che si parla di una necessità di un'ulteriore riforma parlamentare in modo da bloccare comunque qualsiasi tentativo di alleanza politica, e quindi si vocifera l'eventualità di un ricorso anticipato alle urne proprio per consolidare il supporto che Erdogan è stato in grado di sollevare attorno a sé durante questa situazione pandemica. Ci sono tanti quindi punti ancora aperti in Turchia e l'attenzione sarà massima nei prossimi giorni. Un caro saluto da Ankara.